La comunità caudina si stringe a San Martino. Sì, l'occasione questa per ringraziare chi ancora ad oggi, a distanza di 2 mesi dall'evento, è vicino alla nostra comunità. Ce n'è bisogno, c'è tanto ancora su cui lavorare, per cui noi ringraziamo quanto la comunità di Rotondi ha fatto per noi sanmartinesi. Un gesto importante, ed è questa anche l'occasione per ringraziare il sindaco Antonio Russo, che dai primi minuti in cui l'evento si è verificato ha mostrato vicinanza rispetto alla nostra comunità. Antonio da subito mi è stato vicino e credetemi, avere in quei momenti difficili persone al fianco che ti possono supportare, consigliare, dare coraggio è importante. È importante, per cui era doveroso da parte mia stasera essere qui presente per ritirare personalmente questa raccolta fondi che noi utilizzeremo nei prossimi mesi per avviare un concorso di idee su come ridisegnare appunto la nostra piazza, il cuore del centro storico, che merita particolare attenzione in questo momento. Credo che questa sia una decisione che non assumeremo da soli, ma l'assumeremo insieme a tutta la comunità sanmartinese. Questo non significa che in queste ore non ci stiamo adoperando per far rientrare le 40 persone che ancora oggi stanno vivendo con difficoltà fuori da casa, perché di fatto non sono potute rientrare. L'intesa raggiunta con gli enti sovracomunali è quello di riconvocare un tavolo nel momento in cui sono stati ultimati tutti gli interventi di somma urgenza, appunto di messa in sicurezza del fiume nella parte alta. Ci stiamo adoperando e faremo in modo che questo avverrà nel più breve tempo possibile.